Allora, data la richiesta di tutorial per questa attività, dato che mi pare che non ce ne sono di specifici, vi mostro come sfrangiare una fascia tessuta. Allora, questa fascia viene sfrangiata da entrambi i lati, in questo caso un lato l'ho già aperto, ovvero ho rimosso l'ordito dalla trama. Quindi la trama non c'è più, sono rimasti solo i fili dell'ordito per circa 30 centimetri. Si posiziona il middle marker della fascia a metà lunghezza e si prende il riferimento di dove iniziare a sfrangiare. Quindi questa sarà la partenza della sfrangiatura del secondo lato. Andiamo delicatamente a rimuovere il lato sfrangiato. Una volta preso il riferimento, si tira il pezzo di trama in modo tale da avere il riferimento iniziale da cui partire con la sfrangiatura, perché una volta rimosso il filo appunto di trama, si creerà una zona visibile come riferimento, appunto. Forse così è più visibile. Io, siccome intendo arrotolare ciò che stacco, diciamo, della trama all'interno delle prime, dato che voglio arrotolare parte di ciò che tolgo dalla trama nelle prime frange laterali, quando più o meno ho ottenuto una sufficiente quantità di trama, faccio un taglio. Appunto c'è il tratto visibile appunto come riferimento da cui partire per la sfrangiatura. Questa sarà la linea da cui toglierò la trama. Poi si deve tagliare la coda. La coda, ovviamente, poi mi preoccuperò anche di staccare l'etichetta per riposizionarla in un punto buono. E per staccare la coda basta staccare dove sostanzialmente inizia la parte obliqua. Il ragionamento è un po' lo stesso del riferimento, quindi si tira un filo di trama. Ovviamente si tira sempre un filo di trama. Caso invece che sarebbe tirarne solo metà, si tirerà completamente. Tirato il filo di trama, si cerca di spezzarlo vicino al bordo, tenendo fermo il bordo e tirando dall'altro lato. In questo modo si sfila interamente il filo di trama corrispondente e si ha su tutta la lunghezza, anche in codice, la traccia lungo la quale effettuare il taglio. Quindi
si va a tagliare lungo la traccia, delicatamente, facendo veramente attenzione a non prendere stoffa sotto. Avere questa traccia consente, oltre ad avere un bordo perfettamente dritto, perché appunto si segue la trama, consente di tagliare in modo sicuro e avere bordi non sfilacciati, sia un bordo senza fili che escono, diciamo. Conviene aprire la cucitura del bordo. Non è molto difficile, basta trovare il filo che regge, diciamo, la cucitura, appunto. Ops. In questo caso si tratta di un sottile filo rosa. Una volta che si individua il filo, si riconosce, ops, si riconosce perché è sottile rispetto agli altri fili. Il filo della cucitura si riconosce perché è più sottile rispetto ai fili proprio della fascia, vedete, più piccolo, proprio una sezione inferiore. Quindi questo adesso andiamo a tirare via dalla cucitura. Con molta calma andiamo piano piano ad aprire il bordo e a spirare questo filo. Si può anche lavorare il rovescio volendo, l'importante è che riusciate a vederla. Considerate che poi dovete andare a sfrangiare, quindi se per caso esce un filo della trama non è un problema, che appunto poi se non andare a sfrangiare non fate altro che anticipare il lavoro. Come vedete riesco a tirarlo anche da dietro, saltando magari il rischio di lanciarlo. Tirando via appunto il filo della cucitura, si apre semplicemente il bordo, nulla di che. L'importante è aprire il bordo per poter poi spirare agevolmente la trama. Andremo ad aprirlo praticamente fino al segno che avevamo fatto prima, quindi fino ai famosi 30 cm di cui parlavo all'inizio. Dopo aver aperto completamente il bordo, abbiamo scucito, abbiamo estratto il filo della cucitura, per prima cosa io vado a sfilare alcuni fili dell'ordito proprio dal bordo per liberare l'estremità della trama. Utilizzo l'estremità di un pettine con la coda punta, ma anche per dire,
soggetto che possa fare questo lavoro senza poi provocare danni. Infatti il coltello non è adatto perché potrebbe tranciare il filo e ne strappo più di uno. Poi questa stessa identica operazione andranno fatte anche sull'altro lato. Man mano che si iniziano a sfilare i fili diventa più facile, perché appunto la maglia si allenta, si crea più spazio, quindi diventa più semplice sfilarli. Li sfilo fino al segno, quindi fino a dove devo arrivare la sfrangiatura, come se questo filo fosse già sfrangiato, per intenderci. Tipo di tessitura, questo è un diamond, è incastrato in modo diverso con il bordo, quindi in genere un singolo filo non libera tutte le estremità della trama, ecco. Voglio di abbondare. Tante volte per cacciare i fili in questa fase d'Italia, per iniziare, dopo le dita, per avere una maggiore delicatezza. Ripeto, se si tira qualche filo di trama non è un problema, perché tanto è il lavoro che si sta andando a fare. L'importante è non danneggiare i fili dell'ordito, cioè tirarli sì, ma non strapparli, ecco. Allora, quindi, quando abbiamo tutti e due i lati aperti con l'estremità della trama libera, quindi abbiamo tutti le U, cioè dove la trama arriva e riparte. La prima prova da fare sempre, perché se riesce il metodo più veloce per sfrangiare, è prendere un filo di trama e tirare. Ovviamente i primi 2-3 saranno aperti per il taglio. Se la fascia permette di appunto sfilare semplicemente la trama, potete vedere, già si vede che questa fascia non lo permette, questo rimane il metodo più rapido per sfrangiare, cioè si prende, si tira la trama semplicemente e si sfrangia. La fascia, diciamo che lo permette per un breve tratto, quindi vi faccio anche vedere i metodi alternativi se inizia a intrecciarsi, se lo fa dopo 3 mm, figuriamoci quando si sta intorno ai 200 mm. Allora, ci sono due modi fondamentali, allora tre modi, questo è più semplice, quindi se si riesce a sfilare la trama semplicemente tirando, è sicuramente il metodo più rapido del mondo per sfrangiare, se la fascia lo permette. Se la fascia non lo permette, quindi è necessario adottare tecniche alternative, se no mi ritrovo in mezzo al palcoscenico. Fondamentalmente ci sono due modi: o si sfila la trama o si sfila l'ordito. La scelta tra questi due modi dipende fondamentalmente da ciò che volete farne della trama, perché se volete salvarlo, ad esempio all'altro lato ho sfilato la trama salvando tutto il pezzo, tutto no, ovviamente ci sono dei ritagli, però buona parte della trama del pezzo già sfrangiato. In alternativa, se non avete intenzione di recuperarlo, il metodo più semplice, sfilando la trama, è andare a tagliare queste U, si creano quindi alla fine, andando a fine. Se un lavoro da fare con cautela, si deve tagliare solo la trama,
L'alternativa è fare questa operazione, però sempre con molta cautela, per andare a ritagliare l'estremità di queste U. Fare la stessa cosa anche all'altro lato, che magari sì, riuscite a vedere meglio. Quindi devo tagliare singolarmente le U, che è un po' il metodo più sicuro, cioè che non si rischia, ecco. Oppure andate a tagliare in orizzontale, quindi tagliate più estremità in una volta. Una volta tagliate queste estremità, semplicemente si va a tirare. Io vi consiglio di procedere sempre un filo alla volta, però non è obbligatorio ovviamente. E si va a sfilare la trama filo per filo. Un lavoro in realtà abbastanza rapido. Si vanno ad unire un po' le due tecniche, sfilare in orizzontale, sfilare verticale. Ok, e questo è, diciamo, che è il modo rapido per sfilare la trama. Si tagliano le estremità e si sfilano, però ovviamente, per carità, comunque può essere recuperato il filo per non so, fare giochetti, bamboline con i capelli ad esempio, se vi piace il genere, se vi dedicate a queste attività. Però comunque sono tratti corti, sono tratti a 70 cm, che sarebbe la larghezza della fascia ovviamente, poi dipende anche dalla fascia. Se sfrangiate fasce da 58 cm avrete pezzi da 58 cm. L'altro metodo che vi consente di salvare appunto la trama, però richiede un pochino più tempo, è quello di continuare a sfilare l'ordito. Quindi piano piano si vanno a sfilare tutti i fili dell'ordito. Io personalmente, siccome intendo recuperare la trama, procederò appunto sfilando l'ordito. Per carità, altri metodi sono anche quello di pettinare la trama via, nel senso con un pettine cacciare la trama, però a me personalmente non piace perché si deteriorano i fili dell'ordito, che per carità poi vanno frangiati, quindi non è un problema grave dal punto di vista della qualità della fascia, però esteticamente sono un po' più grossi, ecco. Poi c'è la versione col pettine, sarebbe semplicemente pettinare via la trama partendo da un punto e andando a cacciarla, ecco, con un pettine invece che a mano. Però oltre al fatto che secondo me non ci si risparmia molto tempo, si va comunque a stressare la fibra più che sfilando. Allora, una volta che la fascia è bella sfrangiata, quindi abbiamo tutti i fili dell'ordito liberi, il
momento di iniziare a realizzare le vere e proprie frange. Allora, lo spessore di una frangia mediamente. Allora, intanto io come strumento utilizzo l'arrotolatore per capelli, che fa prima un movimento di singolo arrotolamento dei fili e poi un movimento di arrotolamento della frangia. Mediamente la dimensione di una frangia sta all'incirca sui 5, 6, 7 mm di diametro, come, o almeno dipende dai gusti, dipende dalla fascia. Mediamente una frangia ha uno spessore sui 5 mm, ecco, un diametro sui 5 mm, 5, 6, 7, più o meno. Ovviamente non è che dovete andare con il calibro a misurare il diametro della frangia, però vi dà un po' una tara del numero di fili da gestire per singola frangia. Per questa, per il tipo di filo di questa fascia, io mi trovo bene a realizzare le frange con 5 fili per lato, quindi 10 fili in totale per frangia. Quindi semplicemente si vanno a contare i fili, si dà una contata, una sistemata ai fili, quindi questi sono i primi 5, si prendono altri 5, ok, e questi saranno i lati della frangia. Quindi molto semplicemente si va a inserire. Allora, si può fare anche manualmente, volendo uno si mette a arrotolare la frangia proprio con le mani, per intenderci. Si arrotola ogni lato della frangia. Perché si arrotola prima? Perché altrimenti ovviamente l'arrotolatura si apre. Quindi se si fa solo un arrotolamento semplice non regge, si aprirebbe, ecco. Invece arrotolando e poi andando ad avvolgere nel senso di, diciamo, nel senso di apertura, che però in realtà è soltanto quello di rilassamento della frangia, la frangia risulta compatta e solida. Quindi si può fare anche manualmente, non è impossibile farlo manualmente. Però è un processo molto più lungo e più irregolare. Ovviamente poi ogni frangia avrà una forma tutta sua, perché è difficile mantenere lo stesso, manualmente, lo stesso grado di tensione, di arrotolamento, eccetera. Esistono anche dei dispositivi, questo è un dispositivo ovviamente automatico con l'interruttore, ci sono anche analogici con manovelle. Io consiglio, come dire, io utilizzo questo perché, oltre al fatto che ha un costo contenuto, è molto efficace per lo scopo. Nel merito, utilizzando quindi questo strumento, diciamo, nato per i capelli, faccio un attimo l'inquadratura altrimenti non si vede l'azione, si inseriscono i due lati di frangia, appunto, cercando di tirare bene e di tenere, come dire, di far uscire solo il minimo indispensabile. Ovviamente può capitare che dei 5 fili qualcuno sia un po' più lungo, perché quando si va ovviamente a tagliare la coda, i fili non fanno tutti lo stesso giro, ci sono fili che sono poco tessuti, nel senso che fanno pochi giri attorno alla trama, e fili che fanno più giri attorno alla trama, e quindi può capitare che uno o due fili siano più lunghi. Non è nulla di strano, fa proprio parte della fascia, è una normalissima caratteristica. Una volta quindi messi i due estremi all'interno della sede, si va a rotolare. Il quanto arrotolare è un po' soggettivo, perché dipende un po', ovviamente più arrotolate più viene stretta la frangia, è anche un po' più corta. L'arrotolamento in sé per sé accorcia la frangia,
infatti adesso vi faccio vedere come esce un po' più corta questa. A me piace abbastanza rotolata perché mi dà una sensazione di compattezza maggiore, quindi io rotolo un bel po', diciamo, fino a che, ecco, faccio vedere un po' più il dettaglio, finché la parte iniziale tende ad avvilupparsi da sola. Quindi quando i fili sono abbastanza, scusate la pochezza dell'inquadratura, quando i fili sono abbastanza tesi e abbastanza, come dire, qui si inizia a vedere un po' la tendenza del filo ad arrotolarsi su se stesso, vuol dire che si può iniziare la seconda fase di arrotolamento, appunto. Anche l'arrotolamento è soggettivo, nel senso che dipende un po' da quanto volete stretta la frangia. Come vi dicevo, a me piace abbastanza stretta, quindi l'arrotolo un bel po'. Ok, una volta fatto, come dire, creata la frangia, si aprono le sedi, quindi avremo in mano l'estremità della frangia e semplicemente si va a fare un nodo, niente di complicato. Questo vale anche utilizzando l'arrotolamento manuale piuttosto che lo strumento analogico. Ecco la prima frangia. Come vedete, faccio, se magari vi riesco a far vedere l'inquadratura. Ok, sì, la frangia risulta essere più corta del filo sciolto, cosa normalissima perché giustamente il filo non è più dritto ma è arrotolato e quindi come dire, fa più strada, ecco. E volevo farvi vedere che all'interno delle prime frange, allora, le frange conviene che partire per la separazione sempre dalla parte alta, in modo da evitare che si accavallino i fili all'innesco, diciamo, della frangia. Ecco, ad esempio, io così stavo togliendo il filo sbagliato perché si accavalla, quindi devo scambiare. Questi sono i corretti 5. Cioè, i fili devono partire il più possibile dritti dall'inizio, ecco. Non devono essere accavallati, altrimenti poi viene brutta, cioè, come dire, si vedono i fili che scavalcano e non è proprio, cioè, esteticamente non è proprio il top, dato che questo lavoro si fa principalmente per migliorare l'estetica della fascia, bisogna cercare di lavorare in modo pulito, ecco. In questa frangia ho inserito anche il filo più sottile che teneva la cucitura del bordo, in modo tale da fermarlo in modo, come dire, sicuro. Andiamo sempre, non importa poi come vi rimane la testa, intanto ad esempio questo ha la frizione, quindi è possibile girare la testa per mettervela nel modo più comodo. Comunque, anche se sta storta, funziona lo stesso, ecco, non vi preoccupate. Andiamo sempre a inserire nostre frange nella sede, questo lato anche il filo della cucitura bisogna stare attenti perché alle volte tende a scappare perché è più sottile, più scivoloso. Controlliamo di averlo preso. Ok, ci sta, e andiamo come prima ad arrotolare. Io tengo sempre con il dito la fascia nel punto di innesco della frangia perché altrimenti arrotolando tende a muoversi, tende ad arrotolarsi anche cioè non dimentichiamo che noi stiamo agendo su un filo dell'ordito, quindi comunque poi se no tende a girarsi tutta la fascia. Tutto il bordo in questo caso il bordo, comunque anche nel mezzo tende a piegarsi la fascia, quindi preferisco reggerlo per evitare che si muova.
continuiamo quindi a rotolare. Vedete che comunque anche dall'altro lato tende a piegarsi. Andiamo come prima a liberare l'estremità e a fare il nodino. Ora, dato che le frange sono non sono fatte meccanicamente, bisogna cercare di avere una lunghezza simile, però una minima irregolarità a mio giudizio assolutamente perdonabile all'interno delle frange. Nel caso in cui vogliate utilizzare anche perline, come funziona? È molto semplice in realtà. Allora, andiamo sempre a prendere i nostri fili, nel mio caso 5,5. Vantaggio di fare numeri piccoli, quindi per dire 5,5, cose così, vi dà anche un certo margine di sicurezza per completare poi tutte le frange, perché ovviamente io non conto tutti i fili, però mi come dire, penso, presumo che con gruppi da 5,5 più o meno riesca a coprire in modo definitivo tutta la larghezza, come dire, non mi avanzeranno fili e riuscirò a chiudere tutte le frange, anche perché facendo 5,5, se verso la fine mi dovessi rendere conto di avere dei fili dispari, quindi fili che non mi consentono di continuare a fare 5,5, posso giostrare incrementando un filo per frangia le ultime 3-4 frange. In realtà l'altro lato che ho fatto, ho dovuto inserire un sesto filo solo alla penultima frangia, se no per il resto era abbastanza pari, quindi mi aspetto anche su questo lato un comportamento analogo. Vi dicevo, se volete inserire una perlina, io adesso vi faccio vedere, anche se su questa specifica frangia non intendo utilizzarle le perline, però intanto servono le perline, quelle diciamo già forate, quindi quelle già predisposte a essere tessute, comunque quelle da braccialetto per intenderci, non per salone, molto bene. Allora, nel momento in cui abbiamo la nostra perlina, andiamo a prendere un filo, uno dei fili che abbiamo scelto, e andiamo a inserirlo all'interno della perlina. Ovviamente questa operazione sarà tanto più semplice quanto più sottile il filo dell'ordito, questo poi dipende da quale fascia decidete di sfrangiare. Se non riuscite, tra virgolette, a inserire il filo direttamente, potete prendere un ago e inserirlo con un ago. Vediamo un po' se riesco. Sono riuscita a inserirlo. Nel momento in cui avete inserito la perlina, decidete più o meno a che altezza della frangia, se lo volete più all'inizio, verso il centro o verso la fine, e poi procedete come sempre, diciamo. Quindi io adesso l'ho messa più o meno nel mezzo, quindi nuovamente andiamo sempre a prendere il nostro arrotolatore,
andavano sempre a sistemare i fili all'interno delle sedi. E andiamo ad arrotolare. Quindi tutto uguale, abbiamo soltanto inserito la terrina prima di arrotolare, insomma. E come sempre si va a fare il nodo e si ha la frangia con la perlina. Io adesso ora vi colgo l'occasione anche per un'altra questione. Io adesso su questa fascia, che è già abbastanza colorata e vivace, non andrò a inserire anche le perline, poi è una questione di gusto personale, quindi adesso andrò a toglierla. Ora, se avete già fatto la frangia, qualunque cosa sia successa, se è uscita troppo corta, troppo cicciona, troppo sottile, qualunque cosa sia successo, voi potete benissimo srotolarla, quindi riaprire la frangia. E andare a modificare o a sistemare qualunque problema abbia, ecco. Nel mio caso vado a sfilare la perlina che non utilizzerò. Adesso accelero un pochino il filmato per non annoiarvi ulteriormente. L'importante è sempre aprire la frangia fino all'inizio, cioè, quando correggete una fascia, quando correggete una frangia o sistemate una frangia, l'importante è sempre riaprire fino all'inizio. Nel momento in cui rimangono pochi fili da arrotolare, conviene, onde evitare di avere poi appunto i fili dispari, realizzare già le separazioni delle varie quantità di fili che poi andremo a arrotolare. Quindi, come ho fatto finora, andrò a fare delle ciocche, una sorta di delle ciocche da 5 fili ciascuna, andandole a dividere a raggiera in modo da vedere se c'è appunto qualche filo in più o in meno in qualche ciocca, appunto. Adesso oggi rimarranno più o meno 4-5, massimo 6 frange da fare. Vado a mettere a raggiera in modo da tenerle divise e rendermi conto un po' di quanti fili ci sono su ogni frangia. Come sempre, la cioccatura va fatta dall'innesco della frangia, altrimenti poi si stiamo lì a cavallare e vedete gli accavallati. Che oddio, nella zona finale non è un grosso problema perché già sono un po' accavallati di loro, perché comunque c'è il bordo piegato, però cerchiamo sempre di fare un lavoro pulito, ecco.
è successo dall'altro lato? In sostanza qui ho tutte ciò che da 5, che quindi andranno a fare più una volta una frangia, quindi abbiamo una frangia, due frange, tre frange. Diciamo questa, allora, queste due formano una frangia, queste due formano un'altra frangia, queste due formano un'altra frangia, queste due formerebbero un'altra frangia. Ho un avanzo di alcuni fili, quindi in sostanza mi avanzano diciamo 6 fili che non vanno a creare una frangia. Allora, come si risolve? Molto semplicemente andando ad aggiungere un filo per frangia. Però partendo dall'alto, perché non è detto che così. In pratica le prime frange saranno costituite da un lato da 5 fili, lato da 6 fili, in modo tale da recuperare questi fili in più che dal punto di vista estetico aggiungere un filo per frangia non comporta grosse differenze, quindi di fatto sarà una variazione impercettibile. Ok, quindi queste saranno le ultime 4 frange da arrotolare, già belle divise e raggruppate. E quindi niente, dopodiché si procede come tutte le altre frange. Questo è solo per evitare poi di trovarsi con fili dispari che poi diventa difficile recuperare. Ok, il lavoro di sfrangiatura è terminato, abbiamo frange tutte più o meno simili in dimensione, più o meno. Ovviamente una piccola irregolarità è più che perdonata, dato che si tratta di un lavoro non professionale, non meccanizzato. E una buona pratica quando si effettua la sfrangiatura di una fascia è poi misurare la lunghezza effettiva tra le frange, quindi la misura effettiva della fascia, che si effettua con un metro morbido da sarta, proprio poggiandolo lungo il bordo, andando quindi a misurare l'effettiva lunghezza di ciò che è rimasto una volta tagliata la coda e effettuata appunto la sfrangiatura. Questo mio metro è da 150, quindi farò misure più di una misura. Un'alternativa a questo metodo è sdraiare l'intera fascia sul pavimento ed effettuare la misura anche con un metro di quelli a fettuccia, con molla, quindi con richiamo automatico, diciamo.
ed è anche un modo pratico per verificare che il middle point sia ancora centrato. Questo in sostanza, essendo 4,33 m, sarà una taglia 5 lunga, in sostanza. Partivo da una 7, quindi comunque la sfrangiatura mangia centimetri. Buon divertimento a sfrangiare le vostre bellissime fasce.